Ciao a tutti, in questo video studieremo questa famosissima canzone di Adriano Celentano, Il ragazzo della Via Clou. Direi di andare a vedere quelle che sono le note di questo bellissimo riff. Prima nota faremo un piccolo slide, dito 1, primo tasto, seconda corda, nota di Do. Daremo una pennata e facciamo sfilare il primo dito fino al secondo tasto, nota di Do diesis, così. Ripeto. Poi faremo la nota di Mi, quinto tasto, sempre seconda corda. E ancora nota di Do, secondo tasto. Facciamola lentamente queste tre note. Qua, tro. Poi faremo la nota di La, terza corda, sempre secondo tasto, primo dito. Poi faremo la nota di Si, sempre terza corda, nel quarto tasto. E di nuovo La. Proviamo a collegare queste sei note, qua, tro. Andiamo avanti, faremo la nota di Sol che è terza corda vuota. Poi la nota di La, sempre terza corda, secondo tasto. Primo dito. E di nuovo Sol. Colleghiamo fino a qui lentamente, qua, tro. Adesso faremo la nota di Mi, quarta corda, sempre secondo tasto, primo dito, nota di Mi. La nota di Sol al quinto tasto, sempre quarta corda, e nota di Mi ancora. Colleghiamo fino a qui lentamente, qua, tro. Adesso faremo la nota di Do diesis, quinta corda, quarto tasto, terzo dito. Ancora la nota di Mi, primo dito, quarta corda, secondo tasto. E ancora Do diesis, quinta corda, quarto tasto, terzo dito. Avendo fatto questo, faremo l'accordo di Re maggiore. Re maggiore per chi inizia da adesso. È semplice, il primo dito faremo, lo metteremo nel secondo tasto della terza corda, schiacciando la nota di La. Il secondo dito lo metteremo sempre nel secondo tasto, però nella prima corda, facendo la nota di Fa diesis. Il terzo dito lo metteremo nel terzo tasto, seconda corda, nota di Re. L'accordo è composto da quarta corda Re, La, terza corda, Re, seconda corda e Fa diesis. Ok, adesso proviamo a suonare lentamente il riff e metteremo la chiusura con il Re maggiore, per poi cominciare a cantare l'introduzione. Proviamo, qua, tro. È facile, bisogna memorizzarlo sempre lentamente le cose. Per chi comincia da adesso è importante studiarle proprio lentamente, memorizzarle. Poi si fanno senza pensarle. Proviamo a chiuderlo a tempo.
quattro. Questa è la storia, re maggiore, di uno di noi. Prima di andare avanti, vediamo quelli che sono gli accordi. Gli accordi sono semplici e sono tre. Re maggiore che abbiamo già visto nel riff, nella spiegazione del riff. Manca la settima e si minore. Vediamo come prendere la settima. Faremo un barré al secondo tasto schiacciando le quattro corde e metteremo il secondo dito nella prima corda dove c'è il micantino, terzo tasto, e suoneremo le cinque corde, quinta, quarta, terza, seconda e prima, così, la settima. Poi faremo il si minore. Il si minore faremo il barré col secondo dito al secondo tasto, però chiuderemo tutte le corde. Il terzo dito lo metteremo nella quarta corda, quarto tasto. Il quarto dito lo metteremo sotto. E il secondo dito lo metteremo nella seconda corda, terzo tasto. Accordo di si minore. Accordo un po' triste. Abbiamo visto gli accordi, proviamo a cantare l'introduzione, così vediamo dove strimpellare questi accordi. Questa è la storia, re maggiore, di uno di noi. La settima, anche lui nato per caso in via Glu, re maggiore, in una casa fuori città. La settima, gente tranquilla che lavorava, re maggiore. Là dove c'era l'erba ora c'è, qui abbiamo fatto si minore, una città, re maggiore, e quella casa in mezzo al verde ormai, ancora si minore, dove sarà? Ok, e poi comincia la strimpellata che adesso vedremo. Vediamo quella che è la ritmica. La ritmica è semplicissima. Faremo l'accordo di re maggiore, daremo una pennata all'ingiù, una pennata all'insù e stoppiamo. Stoppiamo, diamo una pennata veloce e secca verso il basso, mettendo il palmo della mano nelle corde, senza far suonare l'accordo, così. Ok? E poi ancora pennata in su. Proviamo a fare lentamente. Qua, tro. Ok, è un po' a saltarellare questa ritmica. Non è... È... Ok, io nel primo colpo colpisco sempre il gruppo di sopra, cioè i bassi, due o tre bassi. Non la faccio tutta intera la pennata, così. Faccio... Volendo si può fare tutta la pennata così. Ok, poi come preferite. Proviamo a cantarla dal riff fino alla prima parte, così non facciamo il video troppo lungo. E anticipatamente vi chiedo scusa per la voce. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Glu, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà questo ragazzo?